Siamo in onda! Eccoci qua! Buonasera di nuovo, bentrovati al nostro tavolo con Lapo! Con Mino Frassica! Con la signora Coriandoli! Con Stefania Costantini! Con Francesco Paolantoni! Grande! Con Fabrizio Bigio e Francesco Mandelli! Con Cristiano Malgioglio! Con Francesco Panella! Con Mara Maionchi! E poi non so se avete saputo che il 6 luglio si sposa. Non so se avete saputo. Avete saputo che si sposa? Simona Ventura! Eccola qua! Buonasera Simona! Abbiamo saputo che ti sposi, allora mettiamo. Zitta, grazie. Stare. Salutiamo Simona Ventura. Allora, Francesco, facciamo una premessa necessaria. Sì. C'è un dramma in corso che riguarda Fabrizio Bigio. Sì. Perché Bigio deve andare a Viva Rai 2 in diretta. Che ora? Alle 5:15 c'è la convocazione. Alle 5:15, cioè fra 5 ore a Roma. Rosario, allora io arrivo, lo dico. Allora, intanto saluto Fiorello, ciao Rosario. Ciao Rosario. Noi ci scambiamo citazioni reciproche. Sì. Allora, Rosario, tanto tu dormi a quest'ora, quindi. Sì, adesso sicuramente non ti sta guardando. No, vabbè, però qualcuno lo svegli, glielo dica. Allora, no, lui è terrorizzato dal fatto di non arrivare in tempo. Io a mezzanotte meno 5 devo andare. Però noi finiamo. Perché? Fabio, io ho un aereo personale, tesoro. No. No, ma poi soprattutto, se lui va via a mezzanotte, meno 5, è qui per parlare del suo film, tra l'altro. Bellissimo, l'ho visto, bellissimo. Bellissimo. Ha fatto anche piangere. Ho il tuo film. No, ma la domanda è, se lui va via prima della trasmissione, il vagone letto non arriva in tempo. Se va via come arriva in tempo? Arriva in tempo, ragazzi. No, se vai via il vagone letto, no. Se vado via? In vagone letto, no. No, no, io sono la macchina che mi aspetta, è già qua fuori con il motore acceso. Però noi finiamo a mezzanotte e mezza. No. Il pubblico si offende. È vero che vi offendete? Sì. A me non me ne fio. Francesco ci rimane malì. Mi dispiace venire qua a fare la TV del dolore, però io ci rimarrei molto male, perché comunque è un irrisolto e rischiamo di litigare. Subito litighiamo ancora noi un'altra volta. Non è educato, l'ha detto Malgioglio. A me non me ne frega nulla, io mezzanotte meno 5 prendo e me ne vado. No, ma poi sensibilità. No, non me ne frega nulla, pubblico mi dice. Lapo, tu cosa pensi di Bigio e Mandelli? Secondo me ci converrebbe registrare questa. No, non possiamo. Ora. No, ma siamo in diretta. Lui non parte e arriva. Vabbè, no, sono le 11:20, non possiamo. Ma tu. Già! Sì. Sì. No, ragazzi, parliamo del film veloce. No, un attimo. No, ragazzi, Lapo, tu cosa pensi di Bigio e Mandelli? Sono due eroi azzurri, cioè dire Baggio e Tardelli. Non Baggio e Tardelli. No, piace. No, Bigio e Mandelli. Non Baggio e Tardelli. Bigio e Mandelli. Grande. Gli eroi. Io sono Tardelli. Quel rigore. Bigio ha cominciato la radio con me, vero, sì, Fabrizio? Vero. Allora, tu puoi andartene via, lasciare qui quella che ti ha fatto cominciare questa carriera? Sì, posso. No, non puoi. Quanta gente ha incominciato con Simona Ventura, nonostante sia così giovane, ecco. Nonostante sia così giovane, dei numeri uno, capito? Bella e brava. Grazie. Tornate a essere i soliti cretini di... No, i soliti idioti. I soliti di oggi. Ah, scusa, ma secondo me ha sbagliato il rigore nel 94. No, ma non sono io. Non è lui, non è Baggio, è Bigio. Rimane un campione. Non c'è niente da fare, Bigio, non Baggio. C'è grande confusione. Grande confusione. Adesso arriviamo. Stai tranquillo. No, parliamo, ragazzi, del film, ragazzi, così lo liberiamo. Allora, entro le 11:40 chiamo Rosario a parlare del film. Chiamiamo Fiorello. Svegliamolo. Prova, così pensa come incacchiato domani, che l'ha pure svegliato, capito?
Rosario, lo stai chiamando davvero? Non rispondere. Ci arrivi per le 5:30 Ci arrivo 5:30 però dovrà fermarsi all'autogrill. Cioè, non è che può stare 5 ore in macchina. No, cos'è? Assolutamente no. Un canarino. Rosario, ti sta chiamando Fabio Fazio, non risponde. Vabbè, ma vigliacco. Senta, lei si sta accogliendo, lei vede Biggio con Fiorello? Io lo vedo sempre tutte le mattine, io mi alzo adesso ultimamente un po' tardino, 4:30 No, mi sono un po' lasciata andare. Ma le piace? Le piace Biggio? Moltissimo. I soliti ignoti, guardi, lo so, i soliti, non volevo dire la parolaccia. Non è una parolaccia, idioti. Si può dire, idioti, si, no, può dire. Sdoganato, è sdoganato. Spegnete un attimo la telecamera. Ma no, ma che spegnete? Però fate così. Allora, io le faccio vedere queste immagini di Fabrizio a Viva Rai 2. Così salutiamo anche Fiorello e così domani è meno arrabbiato quando lui No, ma mi sarà arrabbiato perché arrivo puntuale. Vediamo queste immagini. Sì, ma loro due sono anche una grande coppia, Cristiano? È vero. Sono straordinari. Grazie Cristiano. Io fra l'altro ho visto il suo film, ti volevo dire. Quale? In anteprima. Ha visto il nostro film? I soliti idioti 3. Cosa ne pensi? Ho visto, no, quello con col mio amico. Ma cosa sta dicendo? Paolo Antoni. Sì. Ma di che stai parlando? Un altro film. Un altro film? Io sto parlando del ritorno, io sto parlando del loro film. Ha visto un altro film? No, il loro film, io l'ho visto in anteprima, quello che esce adesso, no? Sì. Con Paolo Antoni. È registrato, facciamola. L'ho visto ed è bellissimo, no, no, è bellissimo. È un film bello. Adesso ne parliamo. Mi ha fatto piangere. Però io vorrei parlare. Come piangere? No, mi ha fatto piangere perché mi ha ricordato Borghia Via Convento, al contrario. Al contrario. No, adesso ne parliamo perché è un film che merita attenzione, però ci vuole il suo tempo. No, sì, dobbiamo parlarne... ma si fa anche una roba veloce, va bene. No, no, dobbiamo parlarne con la giusta calma. Giusto? Giusto, se no è che siete venuti a fare. Giusto, Simona Vendura? È giusto, Simona Vendura. Vendura, giusto. Ha detto lui, Vendura. Ha detto lui. Allora, c'è anche un video che abbiamo dedicato però a questa grande coppia. Da quanti anni state insieme? Tra una cosa e l'altra da 24. 24 anni. Ma dal 2000. Dal 2000. Pur avendone 22, No, quasi nozze d'argento. Nozze d'argento. Nozze d'argento, quasi nozze. Quasi nozze d'argento, l'anno prossimo. Allora, l'anno prossimo. Dico, no, dico, ma sono fidanzati loro due. Pensavo fosse a me non interessa. Posso dire, è una forma di amore. È una forma di amore. Bellissimo questo, mi piace. Non c'è nulla di male, è arte, nell'arte, nella vita. Esatto. Cioè, bisogna accettare quello che il destino vogli fare per noi, quindi si sono conosciuti negli spogliatoi, nel calcio. No, ancora non c'è nessun problema. Ma non siamo calciatori. Vabbè, allora andiamo questo video dedicato a Biggio Mandelli. Vai. Bravi. Per voi. Bravissimi. Comunque chi fa i vostri montaggi di che tempo che fa veramente? Dovrebbe venire a montare il nostro film a questo punto. Dei colleghi bravissimi. E tu te ne volevi andare e non avresti visto niente. No, me ne vado. C'è una domanda di Simona Ventura. Sì, io volevo chiedere se Gianluca è il padre. È vero che sono ispirati a un grande presidente di calcio? Allora ti risponde Mandelli. Mandelli. Perché essendo lui che ha... Allora Simona, questo che dici è molto vero. E dovrei essere... Racconta gli aneddoto. Quello, un aneddoto meraviglioso, per cui noi siamo andati a fare un incontro con Aurelio e con il figlio Luigi, i nostri. Sì. E ma quando siamo arrivati, dei due ha mai giocato nel Napoli? No, ma non sono loro. Le strade sono loro. Strano, ma perché volevano acquistarci per il Napoli. Sì. E andammo lì e Luigi la prima cosa che mi disse è stata: è mio papà, vero? È mio papà, perché... Ma no, ma non è vero, figurati. Ma certo che è vero. Vabbè, allora non salvarti, fai quello che vuoi. Va bene. Perché Aurelio è un personaggio... No, a me invece sai cosa incuriosisce? Che avete il cognome De Ceglie. Sì. Che è il cognome di tua moglie. Di mia moglie e anche di mio suocero. E di tuo suocero. Cioè, questo qui ha dato il nome di questo, diciamo... personaggio aberrante ha dato il cognome della moglie. Ma perché noi eravamo in seconda serata su MTV di Nicchia, pensavamo, ma chi ci vedrà mai? E lui disse: ma diamo il cognome di Valentina, che è mia moglie. Ma sì, tanto che se ne frega. Senti come ti riempie bene la bocca, Fabio. Ti scegli. Eh sì, ho capito, però hai capito. Fazio. Solo che mio suocero ha passato un brutto periodo dopo. E te credo. Comunque lui era un professionista, sei un manager. Allora, prima di stai dicendo che era contentissimo. Prima di parlare del film, Francesco, tanto tempo è con noi. Volevo far vedere una cosa, perché dobbiamo fare un gioco tutti insieme. Mi raccomando, anche Francesco. Sì. Mi raccomando. Stefania Costantini, tra l'altro, voglio dirlo subito, lei gareggia per la polizia, ecco, per le Fiamme Oro,
No? Sì, io faccio parte delle Fiamme Oro. Fai parte delle Fiamme Oro? Faccio parte delle Fiamme Oro, esatto. Sì. Però gareggio come nazionale italiana. Sì, no, ma sei della polizia. Sono della polizia. Sì, cioè, lo dico anche per lo dicevo, lo dicevo a loro. Ma lo dicevo a loro per mettermi, cioè non è un costume di scena. Certo. Non è un costume. Ti butta tutto Gianluca. E lo scorso 25 novembre agli Europei di curling in Scozia ha vinto la medaglia d'argento nella gara a squadre femminile con Elena Matis, Angela Romei, Giulia Zardini, La Cedelli e Marta Lo Deserto. Il mio sport preferito. Il curling, e tra poco parliamo di curling, però prima è successa una cosa, Francesco Polantoni è tornato a Tali e Quali ieri. È un incubo. Un incubo, è un incubo. Allora, tu Cristiano non puoi partecipare perché tu la sai, ma noi no. Quindi dobbiamo indovinare chi è il personaggio che ha imitato. Non dirlo. Non dirlo. Non lo so. Io ho un'idea, la dico per primo no, io so che tu hai sempre un'idea. No, vediamo il filmato, non commentiamolo. No. Mi raccomando. Vai, guardiamo. Posso cominciare io? Posso Vabbè, prima comincio io. Comincio. Ha i soliti deficienti. Allora, perché offendi? Allora, dico il primo io. Allora, Joker. No, è Willy Wonka, no. Dai. Willy Wonka. No. Ah, forse no. Willy Wonka. Willy Wonka. Sì. Joe Biden. Presidente della Repubblica. Gianna Nannini. Sì o no? Per me è la Betty Curtis. Betty Curtis, può essere. No, ragazzi, allora, c'era Cirilli anche. Fabrizio. Cirilli era uguale a Elton John, bravissimo. No, ma lui. E lui David Bowie, perfetto. No, io posso dirti una cosa, quando l'ho visti, è un misto tra Cristiano Malgioglio e Yoko Ono. Poi Yoko Ono. Yoko Ono. Tu chi dici invece? Yoko Ono. Chi è? La mia vicina di casa. La tua vicina. Vivace. Chi è che ha detto la brunetta di Chi è poveri? Stefania? La brunetta di... Era una gara tra me e Cirilli e lui ha dato il voto a Cirilli. Ma la gara per fare chi? Per fare chi cosa? Che non ho capito. Cappello bianco Venditti mi viene. No, Venditti, no, non è Venditti. Cappello bianco. Sembra così, sciocco dirlo. È talmente evidente. Ah, John. Elton John. John Wayne. John Wayne. Non ho capito. John Wayne. No, diglielo. John Wayne. Tu hai detto John. John Wayne. Perché hai visto il pistole. No, che ne so. Elton John. Elton John. È vero. Elton John. Scusami, sembra Yoko Ono. Yoko Ono. Ma sai, adesso che ce l'hai detto, abbiamo capito. Elton John. Adesso. Adesso c'è un altro momento. Vuoi dire ai soldi mentecatti? Se no, ma perché insulti? Ma scusa, questo carattere. Hai preso le pillole. Ma hanno fatto anche ce ne abbiamo. Allora, perché poi finisco. Hai preso le pillole. No, non ha preso. Allora, abbiamo il golden minute. Abbiamo 60 secondi di pubblicità. Bene. Devi stare per forza. La facciamo. Ecco, 60 secondi si possono fare. Vai, yeah. 99, 98, 97, 96. Eccoci qua al tavolo di Che Tempo Che Fa, più bello della televisione. Sì, oh. Sì, diciamocelo da soli, ecco, perché non ce lo dice nessuno. Allora, dirlo, diciamo era la realtà. Allora, era Elton John. C'era Elton John. Mi spiace, non hai indovinato Elton nessuno, John. Ma quando non indovina nessuno, tu non ti poni delle domande. Non è possibile che non indovini nessuno. Sei l'unico che non riesce a... Non lo pagano però, c'è la clausola. Ma io credo che tu lo faccia a poco. Non è contratto, no. Si può dire. Allora, c'è un momento... Stefania come ride. C'è un momento, Stefania, adesso mettete via i bambini, perché oggi Simona con Paola Perego ha cantato. Con? Oh. Andate a letto i bambini. Ha cantato. Ed è un omaggio a una persona che è a questo tavolo. Certo. Quindi speriamo che il ci sia speriamo che ci sia indulgenza. Sì, sì. Ecco, vediamo che cosa ha cantato Simona Ventura. Per me. Devo dire rido così perché sono terribili, sono delle pippe mondiali, nel senso se fate un concorso allora, di pippe mondiali di canto vincete sicuramente. Io sono meno io devo dire una cosa. Sì. Dilla. Mi piace molto questa ironia che hanno, ma non è volontaria, sai, non lo fanno apposta. Ecco, però l'unica cosa che non ho capito è in che lingua cantare. Non lo so. Ma scusa, ma che lingua è? Perché no, a parte io sono innamorata di suo marito, che cos'è? È portoghese. No, io però voglio dire
il tuo marito in italiano. Però... No, capito. Noi l'abbiamo scritta in spagnolo. In spagnolo. No, è in portoghese, no, ma in non portoghese. Si capisce. Ma io però posso dire una piccola cosa. Sì. Allora, io adesso lei è stata un po' drastica, Mara, perché un si sa drastica, che ha un carattere. Ragazzi, c'hai le orecchie. Io no, so ma... solo che... Ti ho esaurito in un desiderio, ti ho fatto cantare con Baglioni. Esatto. Ieri sono andato al suo concerto a Milano, una delle cose più belle che abbia mai visto. Mamma mia. So solo che dopo che ha cantato con te ha annunciato un ritiro. Lo so, ma ora io mi sono sentita in colpa. No, e fai bene. Lui ha pensato, vedi chi mi ritocca, è meglio che mi ritiri, vedi chi mi ritocca cantare qua. Allora, adesso parliamo del film dei soliti idioti. Volevo dire una cosa, sì, c'è anche un'altra cosa. Aspetta, che lei vuol dire una cosa. Dica. No, perché in provincia, come fate a respirare lì da Fiorello che c'è quel glass? Vabbè, ma è reato il come glass. Fate a respirare? Vabbè, perché siamo chiusi, tutto sono, quel sono gas i buchi. Lì. No, non gas, il glass. Il glass, non so leggere l'inglese. Non sa leggere, no. Perché ha paura che non respiri? No, paura che non respiri, perché mi fa venire in mente un episodio aia. Della Gisella aia. E di Vasco, perché guardi... La Gisella e? Vasco. Vasco. Mm. Macellaio Vasco di Bagnacavallo. Cos'è successo? È iniziato. Cosa c'entra con Glass? Mal, no, perché entra questo discorso del vabbè, respirare, del chiuso. Ah, okay. Del chiuso. Okay. Allora... Avevano una macelleria molto avviata e a Bagnacavallo, in centro, molto frequentata, bene. E insomma dice, era il sabato, dice, Vasco, la Gisella, Vasco, ricordati le polpette. Lui è già arrivato a casa che abbiamo degli ospiti. È sceso giù, è andato nella, si può dire, cella frigorifera. Nella cella frigorifera e il garzone stava finendo il turno, ha visto la porta aperta, ha chiuso. Ha preso il motorino e ci ha andato via. Sì. E dopo la Gisella ha detto, ma non torna, però sa, in Romagna si usa che l'uomo lo lasci libero. No, ma non c'era il telefonino. Non c'era, ho capito, però... Con gli ospiti. Non è riuscita a fare quello che voleva, le polpette, e si è arrangiata. Ma non è andata a vedere, no? È rimasta così. Dopo gli è venuto un po' il dubbio, però la serata è passata. Dopo gli è venuto il dubbio martedì. Come martedì? Dal sabato al martedì? Ma i romagnoli hanno la sua libertà, non vanno a controllare. Ho capito, ma dal sabato al martedì? A Bagnacavallo è così. Non lo devi limitare. Ho capito, ma il marito lo lasci il sabato sera. Non... È un galletto anche il romagnolo. E allora che succede? E allora dopo ci ha pensato, è venuto il dubbio. Martedì pomeriggio ha detto, ma perché non ha aperto oggi stamattina? È andata giù. Ha aperto la cella frigorifera, uno spettacolo. Ma come uno spettacolo? C'era Vasco che stava col... Col vassoio. Col vassoio e le polpette. Sembrava che... L'aspettasse. Che l'aspettasse, così. Ma è sempre stato un uomo molto elegante. Ho capito. No, le polpette... Le polpette... Sono rimaste uguali. Uguali. E Vasco? Ma ascolti, ha fatto 4 giorni a 20 sotto zero. No, invece il lato bello, lui ha detto che è stato l'inventore della crioterapia. Ah, penso un po'. Però nell'inventarla, poverino, si è sacrificato. Certo. Per la scienza. Mi scusi, signora Coriandolo, la crioterapia si fa massimo 3 minuti. No, 4 giorni. 4 giorni. No, 4 giorni. Però una pelle che è rimasto proprio giovane. Va bene, no, comunque loro non corrono questo rischio. No, no, apparire. Allora, parliamo del film. Sì, parliamo dei soliti idioti 3, il ritorno. Attesissimo, giovedì prossimo al cinema. Se devi parlare del film, posso metterti una piccola spilletta? No, che ti abbiamo portato. No. Guarda che bella questa, guarda che bella. Ma no, c'ho le parolacce, dico sempre. No, no, guarda, ci sono solo delle cifre. Ah, vedi, sì, no, sì. No, sì. C'è una parolaccia. No, no, ci sono delle cifre, guarda. No, me la metti qua. Che... Sì. È un escamotage. Allora, i soliti idioti 3, il ritorno, di cui siete anche registi insieme a Ferruccio Martini. Sì. C'è un'aspettativa per questo film pazzesca, che anche loro li agita molto, questa aspettativa. Sì, sì, è vero. Poi se uno lo dice tanto... Sì, peggio ancora. Ancora peggio. Peggio. Perché i due precedenti sono stati trionfi.
Sono andati bene, se poi 10 anni che allora, pensavamo... quanti? 10 anni, 12 anni fa. Ci avete messo 12 anni per fare questo? Sì, sì. Beh, nel frattempo siamo stati litigati. Siete stati litigati? Però adesso abbiamo fatto bene. Ci siamo presi il nostro tempo, Fabio. Vabbè, avete fatto bene. Allora, diciamo, però, spieghiamo una cosa, perché diciamo subito, è un film scorrettissimo. Sì, sì. Abbiamo faticato molto a trovare... Abbiamo faticato a trovare due scene in cui si potessero trasmettere in televisione. Ma non è vero. Sì. No, Fabio. Però, è vero. No, però ci sono 5 storie parallele con dei personaggi che rappresentano, purtroppo neanche tutta, in parte, la terrificante volgarità che mostruosità nella quale ci muoviamo, ma tutti anche dei nostri pensieri. Parli a volte di me? No anche dei nostri pensieri. Credevo dei nostri pensieri dei più bassi istinti. Brava Simone, grazie. Però vediamo questa scena in cui c'è De Ceglie, padre e figlio. Lui... Non si può dire, no, si può dire che non voglio spoilerare. Cioè, Gianluca ha fatto. Vive in questa casa ecosostenibile. Ecosostenibile. Che il papà, invece, il papà come la chiama? No, perché questa casa di Gianluca sta sotto un grattacielo che è la foresta verticale. Sì. Solo che il suo stronzo orizzontale. Sì, esatto. Diciamo, c'è una forma un po' diversa. Ha una forma, diciamo, inequivocabile. E Gianluca si occupa di natura, di insetti, fa delle dirette su TikTok. TikTok. Sì. E vediamo una di queste dirette. Ma avete scelto quella scena? Quella scena. Ma siete sicuri? Che ma fino a tutta, cioè tutta. Una parte. Ah, ecco, una parte. No, no, speriamo che ci sia la parte giusta. Dai. Vediamo quale parte hanno scelto. Vabbè, siamo fermati prima, ecco. Siamo fermati un po' prima. Siamo fermati giusto in tempo prima, insomma, di una cosa che si può vedere solo al cinema e forse neanche al cinema. No, al cinema andrà. No, devo dire, perché si è sballottati, perché da una parte lo dice, ma non è possibile che lo abbiano fatto, invece lo hanno fatto. È vero. Sembra impossibile, è un miracolo, è clamoroso sto film. Però devo dire che è molto, molto, molto divertente. No, sono proprio i nuovi mostri, questi due dementi. è il quinto, diciamo, sinonimo che trova di idioti. Devo dire, sai cos'è? Che qui... siccome lui c'è un film suo anche su Amazon. Ah, sì. Sì, certo. Sì, carino. Sì, certo. Dino è primo in classifica con Pieraccione. Pare parecchio Parigi. Di Pieraccioni. Sì. Dove naturalmente c'è Frassica. Frassica è meraviglioso. Pieraccione è un film bellissimo. Ma tu vedi tutti? Hai visto tutti? No, stai mettendo? No, è vero. Però non hai visto quello di Paolo Antonio? E si commuove ogni volta. Quello, quello suo no, però ho visto questo di Pieraccioni ieri. Perché no? Ma perché lo vedo sempre ogni... Lo vedo sabato. Ma invece sai che è molto bello. Comunque ne parliamo domenica prossima. È molto bello, ma lo vedrò adesso. Allora, poi avete... Ci sono i due Maranza, Patrick e Alexio. Ci fate un attimo i Maranza. Vabbè, quelli sono 4 parole, basta. Dai, però riescono a esprimere qualsiasi... Minchia, Fabio Fazio. Fabio Fazio. Che porco diga il Fabio Fazio. Minchia, devi cambiare il titolo. Vabbè, diciamo che... Diciamo che... È così. La sceneggiatura... Capisco. Sì, parlano di calcio loro, però insomma possiamo... Sì, però possono parlare di qualsiasi cosa. La cosa bella è che tu li guardi e dici... Il calcio è la vostra vita, del resto, ragazzi. Quindi abbiamo detto la parola. Indicando qualcosa prima o poi. Vabbè, dunque, comunque si sono ritrovati dopo essere stati separati. Sì. Ma perché vi siete separati? Cosa è successo? Perché non ci amavamo più. Ah, mi dispiace. Anche sui social vi eravate separati. No, sui social non abbiamo smesso di seguirci. Ma non c'è, ci spiavamo proprio. Come fanno gli innamorati? Perché una coppia comica è veramente come una coppia di innamorati. Sì. Anche Paolo Antoni può confermare, no? Che con Biagio Izzo c'è una forma di amore in qualche modo, no? Sì, ma anche di sesso. No, lui ha una storia... Almeno la signora Coriandoli sospetta di una storia... No, perché dalle parrucchiere anche a Bruxelles con sti benedetti alieni. C'è un alieno che frequenta casa sua. C'è del sentimento. Non solo, non... Allora, questa settimana c'è stato l'alieno? No, allora, io sono un po' tra il lusingato e il contrariato, perché a me piace che loro approfittino, tra virgolette, delle mie cose, perché nel loro pianeta probabilmente è una forma veramente di amore.
Claro, come sì. Ti amo. E mi è capitato praticamente. Ma ti è capitato? Hanno preso la mia macchina. Gli alieni. Gli alieni. Non biancere però. No, ma no. Gli alieni hanno la patente. Perché... Allora, è sempre comunque un gesto di grande affetto. La patente internazionale. Ecco. Eccoli. X-Files. Allora, cosa è successo? Ecco il filmato. Ecco. No, questo sei tu. Sì. Ho lasciato la macchina e... E evidentemente loro sono molto legati a me ormai, sono molto affezionati. Per cui è come se stessero... Questo sembra un uomo, un ladro col casco, non è così. Non è così. No, è, una, a me è se... uno degli alieni. Ma anche lui... Sì, insomma, ha forzato la... Ma scusa, loro ma non chiedono, aspetta. Perché loro si vergognano di... Mi potevano chiedere le chiavi, no? Se l'è rubata la macchina. È volata via. Come una stronave. No, il problema è che io sono un po' tra il confuso e infelice, perché per carità io sono veramente contento di questa macchina che viaggiava a 200 all'ora, un po' sollevata da terra, che, e mi è arrivata questa multa. È bello, che quanti euro? Sono parecchi, allora sono 700 per un motivo, 300 per un altro, insomma sono più, tipo 1400 euro. Superava il solo che chi li paga adesso? Beh, li facciamo pagare. Ma tu fai così, tu fai dai figli di è stato un alieno, siccome ti credono. Io vorrei usare questo filmato per... Secondo me fai bene. Anche io credo agli alieni. Vorrei evitare di pagare questa multa. Ne ho avuti due a casa. Ecco. No, madonna, un altro matto. Ma io non sono matto, scusami, è vero, io credo agli alieni, ma non come i suoi. Ma tu pagheresti la multa, scusa. Ma io la farei pagare a Carlo Conti, scusa, per quello che mi... Se è vero amore, ti dovrebbero portare i soldi. Se è vero amore, ti dovrebbero portare i soldi. Insomma, la pagherei pure, ma non mi sembra giusto. Vabbè, adesso poi vediamo chi sono gli alieni di Malgioglio. Voglio far vedere un'altra scena, dei soliti idioti, Il Ritorno, da giovedì... Soliti Idioti 3. Ah sì, 3 Il Ritorno, da giovedì al cinema. Chi è Sebastiano nel film? Io sono Sebastiano, no, ma sono quello che va in porta. Un metallaro. È un metallaro, ma molto umile, diciamo. Molto tranquillo. Secondo me è tipo di Calozio Dadda, questi posti qua in Brianza. E succede che a un certo punto lui vince, a gratta e vinci, sì. Mezzo milione. Sì. E può cambiare tutta la sua vita, la nonna malata, assistere. Sì. Quindi posso cambiare la mia vita. C'è un attimo da piccola fiammiferaia, può cambiare la sua vita. C'è solo un problema, che deve andare... Si piange. Si piange. Lì si piange, vero? Sì. Si piange. Ecco, si piange al contrario, tipo Via col Vento. Si piange come al contrario. Allora, e quindi tu vai... No, è vero. Tu vai in posta, sì. E cerchi di riscuotere questi 500.000 euro con un'impiegata, però chi trovo? Purtroppo trova ti ride in continuazione, ripeto, insomma a quanti non è capitato di andare in posta, no, e vinci 500.000 euro nessuno. E che poi non li prendi perché mai. C'è la postina. Si ride, intanto sono le 11.52. Sono le 11.51, sono le 11. No, 52, il mio 51. Fa 52. Ma adesso tu come fai ad andare, scusa, a Roma? Mi alzo e vado. Ma vai a Roma. Vado a Roma, ma possiamo macchina. Scegliere almeno uno dal pubblico che ti sostituisca. Ah, cioè, per me non c'è problemi. A parte che io mi offendo. Però no, va bene. Chi si offende se Biggio va via? Tutti. Incazzato. Non è carino. Tutto questo affetto. Non è carino. Non è educato. L'unica è che non si offende è Mara. No, io ho alzato la mano. Non è alzato la mano. Scusami, Biggio. Anche Biggio. No, per restare. No, ragazzi, no. Ma scusami, non è rispettoso. Ma scusami, no, le 5 cominciamo. Scusami, non è rispettoso per il pubblico e naturalmente per Fabio Fatti. No, allora, chi invece mi dice poveraccio, lasciamo nessuno. Andare perché faccio... Chi è che dice pena. Poveraccio? Chi? Nessuno. Questo no, ragazzi, uno. Di prima. Ma posso ma io guarda, non è la brutta idea. Se io prendo uno del pubblico lo ma tu adesso metto... andresti via e non, che so, non vedresti... Ah, io senza problemi. Non vedresti, per esempio, questo RVM con i look di Cristiano Malgioglio. Ma a me non interessa l'RVM. Ma stai, vedi quello e vai. Cosa posso fare, amore, al mattino non ti vedrò più, lo sai. Ecco. Non mi alzerò più io. Stai tranquillo. Vabbè, ma hai detto che l'autofilm fa metterò in moto dalle batterie. Scusa, ma se chiedo un
Ruggero, ma anche tu non riesci a convincere tuo figlio a rimanere. Gianluca. Riconvincia tuo figlio a rimanere. Beh, se ci avessi qua Gianluca, comunque gli direi, Gianluca, piede 5 minuti e batte la pianta. Oh, mi sei staccato il microfono. Come faccio? Non si può più presentare. Salutaci Fiorello, ciao, ti vediamo a Viva Rai 2. Grazie a tutti. Ciao, pubblicità. Buon viaggio. Eccoci qua, siccome siamo molto live, sono che ora è in questo momento? 23.58, possiamo richiamare Biggio, che ne anticipo. Se vuoi, se vuoi siamo in tempo. No, durante la pubblicità il nostro collega Filippo, che sta su a controllo delle luci, ha calato una scaletta tipo... Tipo sì, quelle delle navi. Tipo le forze speciali. Tipo le forze speciali. Esatto, più forze speciali era Filippo... Tutto bene? Guardiamolo lassù, lo vedete? Non so se la regia riesce a inquadrarlo, là in cima, al buio, perché lui dà le luci, ma sta al buio. Ha calato una scaletta e ci siamo tutti molto preoccupati. Dico, ma cosa sta succedendo lassù? Le luci bisogna ci sono... scappare. No, deve andare in bagno, perché lui abitando... No, non sì, credo. È la TV realtà. È la TV realtà, questa, è la TV realtà. Certo. Ruggero, d'altronde. E certo, a quello gli viene una prostata come una noce dei coccoli tutto esatto. Il giorno, capito? Esatto. Ti credo, guarda, io ho lo stesso problema. Te sto vicino, Chicco. Allora, volevo mostrare una domanda, Cristiano. Hai sempre fidanzato turco? Turbo? Ma queste sono domande private. No. Ma su, domande private. Ma scusa, non posso avere un fidanzato io? Ma certo. Amore, sto invecchiando, lasciami vivere felice. Ma per quello pensavamo che invecchiando non la ce l'avessi. No, ma forse lui mi vuole perché vuole che io gli lasci l'eredità, hai capito? Ma avevi raggiunto turbo. Un attimo di poesia. No, ma sono loro, ma perché Simona mi fai? Allora, rompiamo questo imbarazzo mandando questo filmato in cui abbiamo raccolto i look di Cristiano. Ci vuole una notte intera. Allora, devi sapere. Bellissimo. Devi sapere che io con questo trucco, naturalmente, che certo. Metto sugli occhi, stavo diventando cieco, ragazzi. Lo credo. Vi assicuro che è una sofferenza incredibile. Geco, scusa, ma chi ti disegna Geco. I costumi? I costumi disegni no, il tu? No, beh, sono... No. È legato al circo. No. C'è un costumista non italiano, bravissimo. Bravissimo. Ma bravissimo. Tu hai l'idea, la dai tu o... No, l'idea no. Io, a me piace... Cioè, ti stai deresponsabilizzando. Sì, no, ti giuro. Io dico, fate tutto quello che volete. Siccome so che è bravo, ma la cosa che mi fa impazzire, per esempio, questa torta in testa. Certo. A volte vorrei, che ne so, vorrei imitare qualche attrice degli anni 40, mi piace molto tutto. Mi piace molto il mondo di Carmen Miranda. Anche io mi sarei permesso di creare un progetto di un armadio per Cristiano. Ho portato qui il project, cioè dire. È un armadio dove qui si entra e c'ha queste forme che possono accogliere quindi tutte le frange e tutti i suoi capelli, quindi per ottimizzare tutti gli spazi e quindi i costumi che poi questi vestiti devono ritornare indietro, hai capito? Esatto, i costumi che ti fanno i Rockets per te e li possiamo mettere tutto qua, qui si entra e quindi è un progetto su cui poi mi dici il colore che vuoi, se vuoi tutti i colori, amo. Va bene, perfetto, abbiamo anche l'armadio, tutti i colori dello zodiaco, tutto a posto, benissimo. Allora, Francesco Panella, eccoci. La mia trasmissione, tua trasmissione preferita. Ah, vai tu. Grazie Simona. Tornato sul 9 con la settima stagione di Little Big Italy e lui va in giro per il mondo alla ricerca del miglior ristorante italiano nei vari posti in cui gli italiani residenti all'estero lo conducono per verificare la cucina italiana. Esatto. Da quanti anni sei al 9? 6 anni. Ah, quindi quando era 3? Ah, poi, no, dico, era 3, poi 5 anni, 5 anni, sì, 5 anni forse. Che ne so, io sì, 5 anni. Tu 5 lo anni. Sai. No. E dove vai la prossima puntata? Andiamo a Copenaghen, è una meta gastronomica, tra l'altro. Cioè domani sera a Copenaghen. Esatto, che è una meta straordinaria dal punto di vista enogastronomico. Sì.
sui ristoranti italiani qualche problema ce l'abbiamo avuto? Tu... Mamma mia, che strano! Che perché veramente, vabbè, ma tu, mai come in America. Tu sei un ristoratore, cioè non sei uno chef, ma sei un ristoratore. Sì, tu hai la famosa, l'antica Pesa a Roma, dove sono passati tutti gli grandi artisti. Anche tra l'altro si parlava di Elton John... mi ricordo che ha compiuto un compleanno molto importante, i suoi 60 anni, giù a Roma, c'era mio fratello, io ero negli Stati Uniti, però mi ricordo benissimo quando venne per festeggiare i suoi 60 anni. Poi che hai avuto anche DiCaprio? Sì, lui è un cliente abituale, viene anche spesso sia a New York. Anche tu hai conosciuto DiCaprio? Io sì, con Orietta Berti. No. È vero, vi giuro, a Los Angeles. DiCaprio, Orietta Berti e Malgioglio, cioè cos'è? No, l'ho conosciuto che eravamo in questo bar, c'era lui, stavamo prendendo da bere, lei mi fa guarda chi c'è vicino a te, io avevo questa tazza di tè e gliel'ho buttata, non so, addosso. No, è vero. Quindi, non l'ho mai sentita. Quindi lo hai salutato? È vero. Quindi siete conosciuti? No, perché mi sono emozionato, perché l'attore è il mio preferito, ma sai, lì... Simona lo sa, gira il mondo, si incontrano gli attori quindi? Per strada. E niente, gli ho buttato questa cosa e io ho detto... Cioè il tè addosso gli ha buttato? Il tè, ma non so se gli è andato là o là. Ma cosa so. Là o là? No, nella gamba sicuro nella gamba. Ma era l'emozione perché mi ha fatto un po' di ansia. Guarda che bello, ragazzi. Vabbè, ma poi è altro. No, io volevo vedere la foto con Francesco, cioè lui è Francesco. Bello. Dov'è la foto di Francesco... con DiCaprio proprio cosa vi siete detti? Questa sera, allora, qui era appena andato dal Santo Padre, tra l'altro. Quindi? Perché non aveva ancora vinto l'Oscar lui, ti ricordi c'era quel momento in cui tutti Santo pensavano padre. Che vincesse il Santo Padre DiCaprio e dopo due mesi vinse l'Oscar. Ma non ti ha detto niente di Orietta Berti? Ti ha detto niente di Orietta Berti? No, non ti ha detto niente. No, però pensa che quella sera c'era la premiere di Quentin Tarantino con un film bellissimo e la sera poi lo abbiamo raggiunto in questa festa Cinecittà bellissima e siamo andati tutti insieme con un po' di amici a questa festa. Francesco, ma quando tu senti questi racconti, no? Sì, esatto. Cioè, non... No, mi ci ritrovo perché... Elton John mi ha chiesto tra di l'altro Bartoni. Sono stato anche io da te, praticamente. Certo. Come tutti noi, sì, in un giro io non sono mai stato, di artisti. Non credo, io non credo. Buona sì, tante. Va bene, allora, vediamo un... come si dice? No, non volevo dire RVM, volevo un'altra parola. Un Ampex, come dicono i giovani. Un putpourri. Putpourri, come dicono i giovanissimi. Esatto. Ruggero, putpourri. Dai, cazzo, Fabio, un servizio! Dedicato al nostro Francesco Panella. Prego, vediamo. Grazie. Little Big Italy. Io devo dire una cosa, ti posso fare un complimento? Certo, grazie. Sei molto sexy. Grazie di cuore, grazie. Oh, a me mai nessuno mi dice questa cosa, mai nella mia vita. Neanche a te. Mai che avete trovato uno che anche sotto pagamento lo dice. Niente. Senti, qual è la cosa più orrenda che hai mangiato? Guarda, finiamo domani mattina, perché veramente non mangiare tanto. Però... Ho mangiato una volta una lasagna con peperoni, gamberi e pollo, però era fatta di 30 strati, quindi era una stratificazione di lasagna con tutto, c'era un delirio totale. Le meatball le mettono ovunque. Anche l'aglio. A me piacciono tanto, le polpette sono buonissime. Anche a me. A me le polpette piacciono tanto. Sì, ma... Come no, capisci, certo. Capito, ma non puoi mettere dappertutto, tutti i piatti. No, in tutti, quasi. Vabbè, quasi, insomma, tutti. Quasi tutti. Quasi tutti. I peperoni sono molto buoni, ad esempio. Peperoni. Lui ha girato, quanti paesi hai girato? Abbiamo girato quasi tutti i continenti. Quasi tutti. Lei, signora Coriandoli, è andata all'estero? Ah, sì, guardi, una volta per sbaglio sono andata. Cioè? Dovevo andare al lago di Como, ha sbagliato l'uscita e CH... Non so cosa vuol Svizzera, dire. Svizzera. Sì. Però perché non c'è la S? Vabbè. No. Siamo andati a Chiasso. Oh, mamma mia. Chiasso. Ho detto, qui non ha le lire, Si è spaventata. Mi sono spaventata da morire. Poi è successo un'altra volta che l'autista... Dovevamo andare alla Iguiglia. Alla Iguiglia. In Liguria. Sì.
si dice in gergo, ha sforato, ha scavallato, ci siamo trovati a Mentone. In Francia. Sono rimasta, perché parlano francese. Eh sì, sì, è Francia. Ma tutti, Parlano francese. Non certo. Se ne salva uno. Okay. Scusate, c'è una telefonata, abbiamo video telefonata, Biggio. Ci sei? Fabrizio? Non ci credo. Fabrizio, dove sei? Sei arrivato a Roma? Ma dove sei? Sono qui, sono nel van. Ma sembra che ti stiano deportando, che stai scappando. Ma dove, dove siete? È un'ambulanza. Un'ambulanza? C'è l'ossigeno dietro. A Milano ancora. A Milano, vabbè, fra 5 ore sei arrivato. Chiamaci quando arrivi. Arriviamo alle 4:50, io sono già in pigiama, qua sono proprio saliti. No, non fateci vedere scene orrende. Alle 4:50. Alle 4:50 arrivi. Vai piano che hai tempo, sei in anticipo. Non correre. Io domani voglio vedere Vito. No, Vito, vai, corri. No. Facci rivedere che dobbiamo arrivare. Facci rivedere le ginocchia ancora. Vogliamo vedere ancora le gambe. Ginocchia. Ancora. Basta così. Allora ci colleghiamo tra poco quando sarai a Firenze, va bene? No, io devo dormire. Ah, va bene. Devo dormire. Sì, no, ma se c'è una domanda, perché c'è l'Apo che ti vuol fare una domanda. A che ora inizia domani la partita? Non è la partita ancora. Ma non sono partita. Vabbè. Fai stretching. Va bene, a dopo, grazie, ciao. Va bene, lo farò. Buonanotte. Ragazzi, andate al cinema, mi raccomando, la giovedì, I soliti idioti 3, il ritorno, si diverte come dei pazzi. Pazzi proprio. Pazzi, anche folli. Anche folli, follia. Ma cioè tanta follia. Stefania, come stai? No, bene, stavo... Cosa pensavi mentre facevo questa follia? Che mi farebbe piacere e farebbe molto comodo magari avere un po' di ristoranti buoni in giro per il mondo, perché noi viaggiamo sempre ed è sempre un po', insomma... Ecco, però se tu guardi Vita Big Italy sai dove non devi andare. No, esatto, che dico, ma quello penso di saperlo bene anch'io. Certo. Perché è difficile trovare un buon posto. No, però io poi li conosco. I ristoranti buoni, solo che vengo portato dagli expat e siccome vivono da tanto tempo in un paese straniero, mi sembra buono. Si adattano e quindi per loro è un posto da provare. Perché poi non ci vanno gli americani nei ristoranti italiani proprio tradizionali, non ci vanno perché loro devono infarcire tutto, dicono che non è buono. Esatto. Ma è perché hanno il palato comunque che è abituato ad altri sapori e quindi Lasciamo stare. Gianluca, hanno mangiato un sozzo. Ma senti, tu che lo conosci, ma Ruggero, secondo te, tipo anche la settimana prossima quando ti uccido può venire proprio Ruggero al tavolo? Certo. Non vede l'ora di venire al tavolo insieme a questi belli signori, sicuramente. Ti aspettiamo, divertirsi. Ti aspettiamo, avrebbe molto da dire anche della presenza proprio da far sentire, ecco. Allora ti aspettiamo, io glielo dico sicuramente. Va bene, perfetto, allora ti aspettiamo, benissimo. Senti Stefania, allora ho detto prima che al 25 novembre gli europei di curling in Scozia. Hai vinto la medaglia d'argento, tu li adori il curling, e giochi nel ruolo di skip, capitano responsabile della strategia della squadra. Qual è la strategia di una squadra di curling? Allora, ci sono delle strategie di base su cui poi si evolve il gioco. E cercando di farla semplice, cosa succede? Durante una partita si giocano diversi end. Durante questi end una delle due squadre ha la possibilità di tirare l'ultimo stone, che è un grande vantaggio. Sì. In base a questa situazione si creano diverse strategie, quindi cercare di tenere la casa, quindi questi cerchi che si vedono sulle immagini, più coperti possibile o viceversa. Poi a me piacerebbe poter in qualche modo far imparare queste strategie, perché chiaramente già sono contenta che il curling oggi si conosca un pochino di più grazie ai risultati che il curling in generale in Italia sta ottenendo. Perché alle Olimpiadi Invernali di Pechino, tra l'altro 2022, Stefania insieme ad Ambos Mosaner ha conquistato la storica medaglia d'oro nel doppio misto, prima medaglia olimpica della storia conquistata dal curling italiano. È vero.
Sì, è vero, poi abbiamo ottenuto questo bellissimo risultato io e Amos Mosaner, che è il mio compagno di squadra, e poi ci sono stati altri grandissimi risultati dalla squadra maschile, adesso anche noi ragazze stiamo crescendo e mi piacerebbe che con noi crescesse ancora di più la conoscenza del nostro sport certo. Che merita. Allora, noi facciamo quello che possiamo, intanto mostriamo i tuoi successi e dedichiamo i tuoi successi alle tue medaglie le immagini che abbiamo preparato. Sì. Stefania Costantini. Bravissima, brava, simpatica, Rappo, dimmi. No, volevo, cioè non che, volevo chiedere il curling, cioè dire questa zuppa che voi lanciate e no. La allontanate perché c'è il cavolo e quindi vi dà quindi, fastidio. Non è una zuppa, è una pietra. E tu la fai, la lanci e l'altro fa, la lava poi. La lava con come fa la a mantenere il calore nonostante il ghiaccio sotto? Eccolo, mitico! No, allora, il calore c'è, questa è la nostra scopa. Scopa si chiama. Ed effettivamente, esatto, con il movimento che noi facciamo sul ghiaccio si crea attrito e andiamo a scaldare le goccioline che ci sono di ghiaccio proprio creando una patina d'acqua e questo fa sì che la zuppa col cavolo vada più veloce. Quindi piatto unico. È piatto unico, esatto. Complimenti. Ma tu come hai iniziato il curling? Allora, io sono di Cortina, ho sempre vissuto a Cortina. E vivi a Cortina? E vivo a Cortina tuttora, esatto. E mi sono trasferita da una zona all'altra quando avevo circa 8 anni. E per fortuna, perché lì ho conosciuto una ragazza che già giocava curling, grazie al suo papà. E avevano bisogno di qualche ragazzo in più nella loro squadra e io fino a quel momento non sapevo cosa fosse il curling, però da quel giorno... è rimasto nel cuore. Guarda, complimenti alla tua simpatia, alla tua gentilezza e alla tua carriera. Dal 16 al 24 marzo sarai impegnata nei mondiali femminili di Sydney in Canada, nella provincia della Nuova Scozia, giusto? Esatto. Non in Australia. No, purtroppo Sydney no. In Canada. Purtroppo no. Sydney in Canada è un po' diverso, ma insomma. Va bene, bocca al lupo davvero per tutto. Bravo.